stanno sempre qua. E si è cantai a parlare, però pure a sparlare. E credato capite, noi che volimo dire, cioè che facciamo noi postando qua, e sì. E a parlare, dicimolo, chi c'è? Maria l'attrice, dice poesia e favore, però a presentatrice. E poi chi c'è? C'è Pino, me a cantare che fa, con quella voce dolce, a tutta de gria. E appressa issa i voglia, ahè, quando ne so, la di cantante brava, uomini e femmine, no. Chi è me che fa sparla, per chi son merda, beh, c'è poca vaggia dice, e Don Saverio me, che la voce del popolo, che accoglie e critica che, a gente voce dice, niente ci scappa me, e come c'è fa sente, e poi a tutte vaggia dire, credo che sapete già, la gente sempre sì, a lettera che scrive, un sparlatore che, non si fa scappa niente senza badare me, pochi su merda è vera, è cittadino o si è amministratore o litigante e mo vi dica che o stanno a destra oppure a là, cioè a sinistra o mezza, ad accarate ci dà a tutto Don Saverio e mo vi dica che basta con ste chiacchiere e andiamo a cominciare. Cari amici telespettatori, buonasera. Siamo qui per presentarvi la 13ª puntata di Stamo sempre qua a cantare, a parlare e a si vorrebbe nascondere, ma è carta conosciuta. Dietro il sipario, dietro il sipario che abbiamo alle spalle, carta conosciuta, giusto? Benissimo, adesso ascoltiamo il nostro carissimo Sal d'Amore che ci regala questa sera una canzone molto particolare che si intitola L'Art do Sol, per voi. Stupore mastitorici, sempre qua c'è un giocella, mi domandi c'è martello, per ora incatenato. Ma per nostro cuore è tosto, e n'acciaia con se stesso, da partire il tuo cappello non ci voglia fare. Sta canzone per a te, sta canzone per a te, Catarina, 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 voglio fare l'arte da sola, voglio fare l'arte da sola, ma fa che la catechia, fa che la catechia. Il suo cuore è masti forci, sembrate cavo panna di la fede, panna di la marata, ma la nostra di la fede, nata mona c'è buttia, la cigna e stamana mia, e stamana c'è arriva. Sua canzone per a te, sua canzone per a te, calarina, 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 calarina. Voglio parlarti da sola, voglio parlarti da sola, ma paghi la catechia, ma paghi la catechia. Anda Napoli! Nasce l'amore, io soggetto e chi stupra, una brunetta che mi abbraccia, mi
oggi appassionato sta canzone con la tua. Sta canzone me la te, sta canzone me la te. Cadarino, 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 cadarino. Ogni malato da so, ogni malato da so. E fa che la cadichia, e fa che la cadichia. Ah, è bello l'arco del sole, voglio così mi sento bene. E siamo qui, io e Pino, con una bella guandiera in mano, piena di pezzi importanti del nostro dialetto. E siamo qui per offrirveli questi pezzi, naturalmente. E come cominciamo? Ditelo, Don Savè. E stasera niente sinonimo. Ah. Sì, cominciamo con le parole a più significati e ve ne offriamo qualcuna in più, naturalmente. La prima è scarola. Due i significati. Ed io vi dico subito le due frasi che li rivelano. Prima frase. Cum mi piace a scarola, ma magni spiss. Seconda frase. Ne dice scarola chil che la voc. A voi la parola, Don Savè. Eh sì, traduco. Primo, come vi piace la scarola. Anche in italiano si dice, o l'invidia, l'indivia. No, l'indivia. La mangio spesso. Seconda, quante fandonie o frottole, quanta scarola, dice quello, con quella bocca. E l'altra parola è schiaffon, al plurale schiaffun. E anche questa ha due significati, ed ecco le due frasi. Prima frase. Un schiaffone, che lo maccarone massizza, mi piace, con sugo russo e con formaggio e pecora in coppa. Seconda frase. Non mi allunga, che se dongo non pare schiaffone a chi lo fa, a così la finisce. Ecco la traduzione. Prima, quel maccherone grosso e doppio, un schiaffone, maccarone massizza, sarebbe un schiaffone. Mi piace al sugo e col formaggio pecorino, con formaggio e pecora in coppa. Fine punto. Seconda, presto, in men che non si dica, gli do un paio di schiaffi, non pare schiaffuna, a quell'impertinente, a chi non fama, così la smette. Nella seconda frase al plurale, insomma, perché è più usato così con questo, sì, certo. In questo significato. E adesso ancora un'altra, ship, ma questa ne ha tre significati. Ah. Ha tre significati. E noi le diamo le spiegazioni, cioè io dico le frasi e voi ne date le spiegazioni. Sì. Ed ecco le tre frasi. Prima, è caruto guaglione, ma si è fatto solo uno ship un buon dodo nucchio. Seconda frase, ci hanno fatto uno ship di un supermercato a Socrama. Terza, ce la fa firmare una ricevuta che ha giù scontato e mi ha messo uno ship in coppa a una fogliette che c'era preparata. Traducete e spiegate, non so. Sì, sì, ti servo subito. Prima, è caduto il ragazzo, uaglione, e si è fatto solo un graffio, uno ship al ginocchio, un buon tutto nucchio. Seconda, ci hanno fatto, o ha subito, un furto con destrezza. Ci hanno fatto uno ship. A mia suocera, a Socrama, al supermercato. Terza, dovevo fargli firmare una ricevuta a quello, l'ho incontrata, ha giù scontato, e mi ha messo una firmetta, uno ship, così, su un foglietto che gli avevo preparato io. E adesso diciamo alcuni detti popolari. E naturalmente io li dico e Don Saverio traduce e spiega. Ecco il primo. E cagnata, lui ci pagò come un trappinare. Spiego. Questo si dice di qualcuno che ha fatto un male affare. Mm.
pur credendo di fare qualcosa di buono, cambia una cosa, ma no, ha fatto un brutto cambio, insomma, come la talpa, un trappinare. In dialetto. Chissà perché questa talpa, non ci vai mai. Perché forse, infatti che ci, perché ci cada, non vedi che... E adesso questo, e fatti i conti senza tavernare, chi è costui? Sì, sì, i conti senza l'oste. Ah, l'oste è un tavernare. Tavernare. È chi decide da solo e con troppo anticipo e sbaglia. E adesso diciamo qualche proverbio, vai Pino, va. Ecco il primo. Fa bene scordate e si fai male, pensaci. Traduco e spiego. Fai sempre del bene, fa sempre del bene, dimenticalo, scordalo. Ma prima di fare del male, pensaci. Quindi evita di farlo, insomma. Mm. Si fai male, pensaci. Viene pure usata in un'espressione di una canzone napoletana, questa. Uè, qua. Qual è? Mm? E qual è? Nalbero Piccirilla Gigiantato. Ah, vabbè, ve le die a male. E adesso, quest'altro detto, o parla chiaro e fatta pa' amici. Spiegate, non so bene. E con gli amici bisogna parlare con chiarezza e agire, quindi con lealtà. Parla chiaro con gli amici. Certo. Vabbè. E adesso, quest'altro detto, un cane mozzo con strazzata. Traduco e spiego. Il cane morde lo straccione. Vuol dire che il povero uomo soccombe sempre nella vita più di chi sta bene. E può vivere spensierato chi sta bene. Ed ecco l'ultimo detto. Sotto astutit non ci piova. Sotto questo detto non ci piova, lo dici chi è guardingo. È pronto a reagire a tutto. E mo? Mo fanima. Togliete questa guandira. Ah, guandira, la tua mano. E mo è vacante la guandira. Perché abbiamo dato. Abbiamo dato tutto. E quindi noi ce ne usciamo. Sì. È primavera, ancora lo diciamo, e allora nato poche primavera dalla raccolta di Clemente Parrilli e la poesia, ma la raccolta si intitola Poeti napoletani dal 600 ad oggi. Pusillaca, sta casa campagnola, ma da sanà e non malaga mastruia, ma sta nama mia se sperda sola sola, addostette ma unite tutte e due. Fino all'ultima pianta e sti campagna, per primavera si è vestuta la sposa, ognuna è loro, per sti vie sull'agna, se fa vedere che veste o yang o rosa. Mille miglia lontano, un viaggio tra cielo e mare stanno a preparare e rondinella, che in domese maggio tornano sempre ai stessi nid ogni anno. I solo guardo sole e guardo stelle, senza amore non basta, ma perché? Datemi i belli sciuro, i nenne bella, non poche primavera pure a me. Particolare questa poesia, come particolare è la canzone che andiamo adesso a presentarvi, sempre seguita dal nostro caro Pino D'Arienzo, voce sottile e suggestiva, come dico io, che si esibisce con Giancarlo e Stefano in Italia Incanta, celebrazioni pubbliche e private, con musica moderna, napoletana, liscio, ballabili e balli di gruppo. Bene, la canzone si intitola O Vesuvio pensate, fu presentata da Domenico Modugno, che già aveva vinto nel 64 il 12° festival con Tusina Cosa Grande. Fu presentata, dicevo, nel 67 e era un Vesuvio twist, però un po' particolare, la 15ª edizione della manifestazione, dove fu sperimentato un tentativo di rinnovamento sia nella dislocazione della manifestazione, infatti le prime due giornate furono tenute a Sorrento e Ischia, e sia nella scelta delle canzoni e degli interpreti. E il Vesuvio, ormai non più fumante, viene personificato in un gigante che piange la sua forza perduta. Quando aveva il fuoco nelle vene faceva tremare Napoli di paura, anche se l'amava. E invece adesso è Napoli che ora piange e canta per lui. La canzone si classificò seconda, ex aequo con Apru Test. E ce la va a ascoltare Pino D'Arienzo, di Gilli Modugno, del 1967, O Vesuvio. Kaki anni,
cassa di agnella coppa montagna, pare una voce antica casa d'agna, chi è di cagliagna. E oggi canta da montagna, ma come se l'agna, ma come se l'agna, ma come se l'agna. Tenevo fuoco dintre vena, e mo viva appena, e mo viva appena, e mo viva appena. Tenevo capillo che toccava la zona, con la vola tutta faceva l'amore. Tenevo una forza che si sarraggiava, la gente tremava, tremava e paura. Questo gigante da montagna, Monapola chi agna, Monapola chi agna, Monapola chi agna, Monapola chi agna, Monapola chi agna. Scena d'oceano, una nuvola rosa, sorridendo in braccia, e mentre sovata, si sente lontana, una mandolinata, e una vola tutta, dove ne canta. Questo gigante da montagna, Monapola canta, Monapola chiagna, Monapola canta, Monapola chiagna. La 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 la. Gregi amici, gregi telespettatore, stavamo sempre là riuniti sopra castello, quello del comitato cittadino con Don Saverio sottoscritto a capo, e con Papà Peppe il Vecchio, che è arrivato con un uomo anziano come a lui, fa: Don Savè, sta st'amico mio che volesse dire qualcosa coi versi. Prego, faccio io quello. Parlate. E quello fa: io sono un abitante del Rione Ferrovia, e volessi dire qualcosa con i versi che riguarda sta zona. Qualcosa là si è fatto, beh, è buona, ma però, e basta, il resto lo dico dopo. Va bene, vi accontentiamo. E qua nessuno parla più. Pare, ma è botto, si sente uno strillo. E chi è? Il cavaliere Nervastenica. Purì, e già dica cosa con i versi. E che c'è stanco a passo il giornale che tengo a mano. Vabbè, faccio io, t'accontentiamo, non t'arraggiare. E qua il poeta trasforma a versi quello che ricapita dopo, e ecco la poesia risultata. Per prima, con Papà Peppe da parlare, di versi con malata volta, ma ancora con un'amica è venuta, e a chi sta presentata, amo sentuta, e una denunzia è da fare, e perciò sarà essa a parlare. E chissà poi si cumba Peppa una ionda ci mette, crede che sì. E chi lo fa? Ho detto che abito a un viale da stazione, da una traversa dinda a Nurione. E dico mo qual è la denunzia mia. Ho un viale che ci porta a ferrovia, e principe di Napoli chiamato. Ai marciapiedi erano sconcassate e madonelle tutte, me, sangata, e certe s'erano proprio scullate. E dei lavori, beh, hanno sistemate, sti marciapiedi, e tutte, e non state rimessa a nuova.
e si può camminare, bella tranquilla. Ma vedi che qua, qual è un però del quale ho parlato? Una volta a lunga, allineata, un coppa si marciapiede, beh, c'è Stevena tanta panchina bella, dove evene me a settare i vecchi con mamma e con papà, e mamma pure che tenevano i bambini e a settare poi facevano per far riposare o paziare. Ma sta comodità mo più non c'è, e sparite sono là che le panchine non hanno mise più, perché non si sa, ma lo sai tu. E questo voleva dire, ho finito, e credo che con Pep mo sentite se ci vuoi mettere onda. E chi sto fa? Una cosa solo voglio dire qua. I credo che tutto voi va ricordato qual era me un progetto a preparato di cerno col tre ai marciapietò po a fine du viale a piazza, no, annanza a stazione che è chiamata Piazza Colonna, tutto rinnovata poi era essa a centro una fontana e aiuole arbra attorno, anche i cani, niente si è fatta, i fondi sono mancati. E sempre che lei ha musica, scusate, a sta città, progetta a ca e a là, s'abbia e non si finisce. E uno ca a Lucca e fa, se permettete io pure volesse adesso dice a mia, parlando di viale da stazione, prima is c'è nata situazione riguardo un ponte calore, ma che non combinata, a dove sta là? Non marciapiede che si era scassata, con madonella rotta o luata. E chi se tu rifà e non pensate e hanno fatto? Mangiando piazzata e madonella compa prima, ma a sfardo ci hanno mandato in terra là, a Usevianova, a marciapiede a ca, ci stanno in madonella ancora, e a là a sfardo. Ma è scazzoso il ponte, no? La gente murmurava, presso po', applauso e viva, e non arrivate. E a chi? Ma a Cuba Peppe, amico suo, e sì, e si ummerdavano. E un resto poi ci sta, a presso, cioè per Nacchi e Sisc, ma chi sa a chi vanno? E si è calmata, poi a presso sta moina, e non arrivate, strillo cavaliere, che fa? E mo! Ma pare che mi tocca a me, se no mi facete morire stasera qua. Già faccio più, e io vi già parlare e le cose più importanti di questa città. E una domanda mi faccio qua. Ma voi leggete il giornale o no? Una notizia bella ci sta poi. Coppo il giornale qualche giorno fa. E lo tengo in mano. E sta per arrivare una taglia. Quasi 4 milioni tu state me a questo comune. Si tratta, sacci, di trasferimento rariale da un stato a Benevento, insomma, me e cassa comunale. Già so vacante e i sordi e meni, i quali motrasene e chi ha da papà? Noi cittadini, me, amma caccià. E come? Ma con l'aumento delle tasse c'è un guai a noi lo Stato e questa massa e scienziata che ci governa mo è peggio gelata. E me ne già isi, no, ma manco usata, non ce la faccio più. E che una voce fa, soltanto tu, o i cavalieri, ci sai cantare, po' ferma, a chi su merda. E in corpo a chi sti firma, c'è una razzaia, presso è arrivata. Hai voglia quando applauso e si scarata. C'è la metà undicella, Don Saverio, quello che si è detto, tutto serio. Poi fatte il luviale della stazione, a piazza Bissolata, là ci sono, e vecchie madonelle, brutte song, coppano marciapiede piccole e lunghe, una specie di strisce. E che ci volevano?
mi de cagnà. E i fondi non ci stavano. Non i venire, come si fosse là. Ma sti fondi che mancano sempre qua. E non die guai. E dicono pure poi a Pries che non è così. Che ci va un altro finanziamento per terminare chi lo sgorbi e palazzo che stanno a fare rimbetto il duomo. Speriamo che non è così. O dicono una volta e camo io non dico niente di più e faccio asciuto. Finale sull'amici, vi saluto. E con Don Saverio vi salutano Antonio Sorgente e Maria Ritto. E il nostro Pino D'Arienzo, voce sottile e suggestiva. Eccoci e gli amici qua, che sono stati con noi, con voi questa sera, vale a dire accanto a Pino, anche Sal d'Amore. Bene, vi salutiamo dandovi appuntamento alla replica della trasmissione di questa sera, che ci sarà quando? Domani, nei tre orari che ormai sono entrati nella mente dei nostri amici. Canonici ormai. Allora, 10:30, 15:30. 18, non ci potete perdere. Ormai no. Bene, la nuova trasmissione quando ci sarà? Sempre lunedì prossimo alle ore 21. Vi aspettiamo numerosissimi e vi ringraziamo sempre. Arrivederci. Buonasera.